Bentornati ragazzi qui sul canale di Telefonia Granata. Io come al solito sono Giovanni e oggi siamo qui per parlare dei migliori smartphone del 2018. E sì ragazzi, non andremo a fare una recensione quest'oggi perché ormai siamo alle porte del 2019, quindi più o meno gli smartphone li abbiamo visti quasi tutti di quest'anno. Quindi oggi sono qui per fare una specie di riassunto e andare a vedere quelli che sono i miei smartphone preferiti e che considero appunto i migliori, sia per quanto riguarda le prestazioni ma anche e soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. Quindi direi proprio di iniziare e vi ricordo che in descrizione trovate il link di Instagram e Facebook, quindi se non lo fate passate sugli altri social e seguiteci anche lì, e come al solito vi lasciate il pollice in su, a commentare e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e ovviamente fateci sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate, qual è il vostro smartphone preferito eccetera eccetera eccetera. Ma adesso andiamo avanti e andiamo ad analizzare questi smartphone. Partiamo ragazzi, partiamo subito col parlare degli smartphone che più mi sono piaciuti di questo 2018. Il primo che vi voglio presentare oggi è l'Honor 10. Eh sì ragazzi, Honor quest'anno secondo me ha fatto veramente un ottimo lavoro con questo smartphone, non solo, anche con gli altri, devo dire la verità, ma questo è quello che mi ha convinto di più, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo. Infatti è costruito veramente molto molto bene, è uno dei compatti, se così possiamo dire, quasi top gamma che c'è sul mercato, e inoltre offre delle ottime prestazioni. È molto fluido, ha un ottimo display, la notch non è tanto grande quindi non è molto invasiva, il riconoscimento dell'impronta digitale funziona veramente molto ma molto bene, e inoltre anche due fotocamere con intelligenza artificiale. Quindi veramente ragazzi, ad un prezzo accessibile riuscite ad avere praticamente tutto quello che appunto desiderate su uno smartphone, quindi veramente secondo me uno smartphone ancora oggi da tenere in considerazione, anche se sta per uscire un altro modello molto molto interessante che magari vedrete proprio qui sul canale. Ma adesso andiamo a vedere gli altri smartphone, questo mi raccomando ricordatevelo. Andando avanti ragazzi, possiamo parlare degli altri smartphone, e in questa top voglio inserire anche Xiaomi, principalmente con due smartphone, il Mi 8 e il Mi Mix 2S. Lo so, per quanto riguarda il Mi Mix è uscito anche il Mi Mix 3, ma per quanto riguarda appunto il Mix 3 voglio aspettare ancora un altro po' e quindi magari provarlo e dirvi se veramente ne vale la pena, perché ci sono un bel po' di differenze, però comunque dobbiamo ancora aspettare. Per quanto riguarda invece Mi 8 e Mi Mix 2S, li metto all'interno di questa top perché non solo offrono un ottimo rapporto qualità prezzo, ma hanno, per quanto riguarda il Mi 8, un ottimo display AMOLED, la notch forse è assolutamente da migliorare, però veramente ragazzi a quel prezzo forse è uno dei migliori, e inoltre il Mi 8 è costruito molto bene. E un'altra cosa che anche mi è piaciuto di quello smartphone è non solo la fluidità ma anche la fotocamera, che veramente funziona a bomba. Per quanto riguarda il Mi Mix 2S, lo inserisco non solo perché per me esteticamente è forse uno dei più belli di quest'anno, abbandona assolutamente la notch, Xiaomi ha sempre lavorato in questo modo per quanto riguarda la gamma Mix, e devo dire la verità che funziona molto bene anche per quanto riguarda l'ambito fotografico, riesce anche ad utilizzare un ottimo profilo flat, che per chi diciamo mastica un po' di fotografia, quando andate poi a modificare o comunque ad editare una certa fotografia potete riuscire a diciamo ottenere degli ottimi colori e degli ottimi risultati. Ma in generale veramente ragazzi secondo me sono due smartphone assolutamente da tenere in considerazione, anche perché in generale come detto in precedenza hanno veramente un ottimo ottimo prezzo. Andando avanti, un altro smartphone che voglio inserire all'interno di questa top è il Mate 20 Pro. Eh sì ragazzi, non il Mate 20 ma il Mate 20 Pro, anche se io preferisco il Mate 20, ho fatto un gioco di parole esagerato, ma comunque perché inserisco lui? Principalmente perché Huawei con questo smartphone ha fatto veramente un passo in avanti. Touch ID sotto il display che funziona abbastanza bene, un ottimo display che a me è piaciuto, Super AMOLED, bello, borderless, ci sta veramente tantissimo, e anche per quanto riguarda la notch non ci sono problemi, non ha mai dato problemi sotto quel punto di vista, anche per quanto riguarda il riconoscimento facciale. È uno smartphone costruito veramente benissimo, quindi anche sotto questo punto di vista un passo in avanti per quanto riguarda Huawei, e anche le fotocamere funzionano abbastanza bene, anche se devo dire la verità i video mi hanno assolutamente deluso per quanto riguarda questo smartphone. Ma adesso andiamo avanti, andiamo a parlare dei miei due smartphone assoluti preferiti di questo 2018, e parto dal Note 9. Eh sì ragazzi, non poteva mancare all'interno di questa top il mio fantastico Note 9, cioè mio, è quello che preferisco in generale per quanto riguarda i top gamma che costano tanto, anche se in generale diciamo è sceso abbastanza di prezzo, quindi diciamo che è un ottimo smartphone anche per il prezzo. Ma in generale perché scegliere Note 9? Beh ragazzi, display, audio fantastico, stereo veramente che funziona benissimo, e ovviamente l'S Pen. Ragazzi, l'S Pen è una killer feature di questo smartphone, funziona benissimo, è riuscito a fare cose che con altri smartphone voi non riuscite a fare, quindi veramente secondo me Samsung come tutti gli anni con la gamma Note va sempre a diciamo fare centro nel mercato. Mentre per quanto riguarda il mio smartphone personale e ultimo di questa top, ma non per importanza, anzi secondo me il migliore proprio il rapporto qualità prezzo prestazione tutto quello che vi può offrire ragazzi, beh ovviamente non poteva che essere lui, o meglio il OnePlus 6. Ragazzi questo smartphone è
top. Io l'ho pagato circa 500 euro, ma in generale si trova anche a qualcosa in meno, perché comunque in generale è uscito il nuovo modello. Ma questo qui secondo me è ancora da tenere in considerazione, perché non è che il 6T diciamo cambia più di tanto. Però vi stavo parlando di lui, quindi continuiamo a parlare di lui. Ha un ottimo display AMOLED Full HD, batteria che con l'aggiornamento veramente mi porta a sera senza alcun problema. Abbiamo il jack delle cuffie, abbiamo una ricarica super super veloce, abbiamo due fotocamere posteriori che funzionano stra bene, veramente ragazzi non vi danno alcun problema. La fotocamera poi anteriore veramente riesce a fare degli scatti che voi veramente ragazzi non riuscite proprio quasi ad immaginare. Se la usate bene veramente riesce a fare delle foto ottime, e le state vedendo, magari ve le metto qui in sovraimpressione. Ho sbagliato. Ma comunque veramente ragazzi secondo me è uno smartphone top. Touch ID posto nella parte posteriore velocissimo, e praticamente non c'ho più nulla da dire. Veramente secondo me uno smartphone completo. Quindi ragazzi io direi che per oggi potrebbe anche bastare. Come al solito io vi ringrazio per tutto il supporto, e aspettatevi un 2019 appunto pieno di novità, pieno di serie, pieno di recensioni. E nulla, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto, e lasciate un bel commento per farci capire cosa ne pensate. Un bacio e un abbraccio da Giovanni e da Telefonia Granata è tutto. Buon Natale se non ci vediamo prima. Quindi